Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Come vi ho promesso nella live che abbiamo fatto sabato, se però siete persa mi raccomando andatela a vedere, ve la lascio qui nel pallino delle info. Vi faccio vedere praticamente gli stampi che abbiamo creato insieme. Avevamo fatto anche questo inizialmente con lo scotch, però poi non ho avuto tempo di finirlo, quindi ho fatto solamente questi. Lo so, sono un po' pochini, però purtroppo ho avuto il tempo di fare solamente questi. Quindi adesso li libero un po' dai contenitori, così andiamo più veloci e ve li mostro tutti quanti. Allora, eccoci qua. Allora, c'è da dire che questi blu sono stati fatti con la Silk 15 della Res Chimica. Invece questi qua, due rosa, sono stati fatti con la gomma nuova della Resin Pro. Questi non mi ricordo quanti grammi avevo utilizzato di gomma, perché era quella che mi era rimasta. Invece di questi due, per questi due ho utilizzato 100 grammi di gomma della Resin Pro. Ed è quella nuova bianca che hanno fatto adesso. La differenza che noto subito è che questi qua della Resin Pro si sono staccati subito dagli stampi dai contenitori, invece questi ci hanno messo un po' di più, ho fatto più fatica. Comunque vediamo subito questi più piccolini. Questi, vabbè, insomma, quelli della Silk 15 della Res Chimica già sapevo che era una buona gomma siliconica, però adesso vediamo pure quella della Resin Pro com'è e poi vi saprò dire. Allora, questo è uscito bene. Solo forse vedo delle piccole bollicine su, non so se riuscite a vederle, non so se riesce a mettere a fuoco, forse sì, ci sono delle piccole bollicine sul cuoricino e sul il joystick praticamente. Spero che non siano bollicine dello stampino, perché se ho preso proprio quello con le bollicine sono proprio sfigata. Comunque poi vediamo un po' con la resina come esce, perché magari alla fine neanche si notano, quindi va bene. Poi piccolino sempre abbiamo questo qui che è il gelatino. Io, sappiate una cosa, siccome la gomma siliconica costa, odio fare degli stampi giganti e quindi cerco sempre di usarne il meno possibile, anche perché voglio dire, così si può usare tranquillamente. Tipo questo già mi sta urtando perché c'è molta gomma siliconica in più che non serve, quindi già mi sta urtando. Va bene, questo è un piccolo gelatino e anche questo è uscito preciso. Ovviamente poi dobbiamo sempre provarlo con la resina ed è lucidissimo. Questa qui che è la fotocamera, se non sbaglio, sì, anche questa è perfetta. Guardate un po' qua che carina, è uscita veramente bene, anche questa lucida, e poi la vediamo insieme. Finiamo con la gomma siliconica della Res Chimica e quindi vediamo questi più grandi, ed è questa stella. Perfetta, è uscita perfetta. Poi la luna. Precisa, sì, sì, molto bella e molto lucida anche. Poi l'altra stellina, perché lo sapete che vorrei fare le cose sempre doppie, così se devo fare gli orecchini è preciso. Anche questa è uscita bene. E il cavalluccio / unicorno, non so come chiamarlo. Bellissimo, sì, bellissimo, va benissimo, molto molto bello, come direbbe Daris Gazzone Tamara, che saluto, ciao, ci piace. Allora, questo è quello con la Resin Pro ed è un cuoricino bellissimo. Wow, è lucidissimo, guardate, veramente lucido. Vediamo qua l'aletta, anche questa è uscita precisa. Poi questa aletta, non mi dite che si è inglobata. Quest'altra aletta, ovviamente devo pulirla anche un altro poco, perché di qua c'è un altro poco di gomma in eccesso. Fantastica. Poi
Oddio, vado nel brutti rumori, mi spavento. Fiocchettino. Wow, bellissimo. Cioè, guardate la precisione di questa gomma siliconica, è impressionante. Guardate quanto è preciso. Perfetto. E quest'altro anche. No, vabbè, ragazzi, questa gomma siliconica è approvatissima. Bellissimo. Vabbè, ovviamente potevo pulirlo, va bene. Vi saprò dire meglio nei prossimi stampi che farò. Vi saprò dire meglio quando farò questo, perché è tutto dettagliato e voglio vedere come rende la gomma siliconica. Quindi, niente, vi avevo promesso che dovevo fare una cosa con voi, l'avevo iniziato a fare e poi mi sono bloccata perché mi sono ricordata che dovevo farlo con voi. Quindi lo continuo a fare. Bellissimo. Vabbè, è una cosa stupida, però ve l'avevo promesso. Quindi, ragazzi, questi sono gli stampi. Scusate, sono pochi, però questi sono riusciti a fare. Ne farò sicuramente degli altri. Mi avete chiesto se li vendo, vorrei iniziarli a vendere. Quindi fatemi sapere giù nei commenti se vi può interessare magari una pagina, un album fatto apposta sulla mia pagina Facebook, perché venderò da lì se in caso. E magari fatemi sapere quale vi piacciono di più per la vendita. E vi mando come sempre un grosso bacio. Vedremo nella prossima colata di resina come sono usciti questi stampini. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!